Bella ragazzi e bentornati sul mio canale, siamo qui oggi con il sesto episodio di Murdered, del Let's Play di Murdered Soul Suspect. Attenzione perché potrebbe essere l'ultimo. Questa è un'ipotesi in base a quello che abbiamo fatto fino adesso, ci eravamo lasciati. Dopo il colloquio, diciamo dopo il dialogo tra il nostro Ronan e la testimone, ovvero la ragazzina, insomma è stato un dialogo molto acceso, vi invito ad andarlo a vedere se non l'avete visto. E quindi penso appunto che sia la fine o quasi, ma quel che è certo ragazzi è che appunto siamo veramente agli sgoccioli, se non è questo il prossimo episodio o dico tanto ma tanto tanto quello dopo ancora. Partiamo comunque, scopri dov'è la testimone. Non posso lasciarmi scappare la testimone, solo lei può aiutarmi a trovare l'assassino, inizia a indagare. Allora, intanto dobbiamo uscire dalla mansarda. Come usciamo? Io direi col gatto. Direi. Perché con lui siamo entrati e con lui possiamo uscire, perfetto. Grande amico, abbandona. Adesso siamo fuori. Ok? Chi è lui? Nessuno. Siamo fuori ma non ci segna che siamo fuori. Forse dobbiamo uscire proprio dalla chiesa? Il punto ragazzi è che noi dalla mansarda eravamo usciti. Ehi, Ah, eccoci qui. torna Ok, qua. Già te ne vai, cara. Sì, mi dispiace. Torno presto, ma non mi aspetti, padre. Stai attenta là fuori. questo c'era 80 anni, parla come un ventenne. No, merda. Cazzo, almeno prima c'avevamo lui per passare, ora non possiamo passare. Strega gli oggetti per interagire con i vivi. Sì, vabbè, ma quindi... Ah, grande. Ottimo. Grande padre. Grandissimo. Dovremmo possedere lui. Ottimo. Che strano, ma che succede? Sei un bomber? Grazie dell'aiuto. Che cazzo? Merda. Piena di demoni. Distrai. Puoi sfruttare alcuni elementi per distrarre i demoni. Vedete a cosa serviva il famoso piccione di 2 episodi fa? Confonderli e passare inosservati. I corvi, ad esempio, possono rivelarsi molto utili. Sì, ma quindi? Intanto mi devo nascondere. Nascondi, intanto sì. Qua. Leggo nei pensieri. Là fuori è sempre Come faccio a distrarre il demone? pericoloso con tutti quegli omicidi. Almeno qui siamo al sicuro. Distrai, vediamo un po'. Credo che qualche scarto oserebbe nascondere. Ottimo. Per eliminare il demone è già certo, questo lo sapevo. Forse vicino al rumore. Vai. Mi dispiace, frate. Mi dispiace. Cioè, in realtà non mi dispiace manco per niente. Adesso però ce n'è un altro. Quindi? Ah, c'è l'altro. Perfetto. C'è quest'altro. Distrai. Ok. Ora lo elimino. Giù. Perfetto. Ho rischiato un pochino qui, sinceramente. Però usciamo, va? Senza pensarci troppo, va in città. Allora. Dannazione. Giustamente. Dove possiamo andare? Micio, tu sicuramente ci darai una mano. Allora, dove è andata? Ma non penso che ti risponda. Che poi, scusate, perché pure il micio ci può guardare? Allora, quale indizio potrebbe aiutarmi a capire dove è andata? Messaggio di Cassandra, probabilmente è quello, però attenzione, mansarda, assolutamente no, testimone di fuga. Urlo assordante. Identità dell'assassino, la madre della testimone scomparsa forse? Movente dell'assassino. Ma sono tre, no, è una sola. Io probabilmente dico questa. È questa, infatti. Messaggio di Cassandra. Un rifugio improvvisato. Lei giustamente ci aveva detto che È questa era la sceso lettera qui della con madre. intenzioni di Io gli uccidere avevo uomini e detto, armi e infatti, bambini. che poteva esserci utile. Dove sta andando la testimone? Certo. Sta andando alla stazione di polizia per rubare quel diario. Quanto è Agab? Se spera di farcela. Dillo.
Sapevi che sua madre lavorava per la polizia? È la frase classica. Se spera di farcela, si sbaglia di grosso. Non dirmelo. Ottimo, basta che te muovi però, eh. Bella però, sta panoramica. È ora di tornare alla centrale. Dici? Sei un attimino morto, però ci sta, dai, come idea. Segui la testimone, ok, nuovo obiettivo, raggiungere la stazione di polizia. Andiamo un po'. Un po' più veloce no, eh. Poi vado a nascondigli così almeno... Taglio qualcosa, chi è quella? È un'altra morta. Sì, eh. Aspettate, raga. Probabilmente ho saltato qualcosa, spero di no, eh. È giusto. Lo so. Controlla. Giustamente. Testimonianza oculare. Informazioni. La testimone dichiara di aver visto il sospettato solo per pochi istanti. Il volto era coperto, ma sembrerebbe trattarsi di un uomo caucasico. Che vuol dire? Con gli occhi azzurri. Non è a casa. Che vuol dire? Aiuta. Senti, non so se posso fare qualcosa, ma forse ti serve una mano? Guarda, la posizione è quella giusta. Era almeno. Io non so perché sono qui. O dove sono? Ma io comincerei col mettermi in ginocchio, poi non so, fai tu. Che mi succede? Mi dispiace dirtelo, ma se sei qui vuol dire che sei morta. Quindi morto più morto. Lo sapevo. Scopriamo, no? Sono nella tua stessa situazione. Ero un investigatore. Dai, torniamo seri, proviamoci almeno. Magari posso aiutarti a scoprire cos'è successo. Non so nemmeno da dove cominciare. Non ti ricordi proprio nulla, in particolare, niente. Qualche volta basta un dettaglio insignificante. Mi ricordo che c'era un mucchio di gente. E una barca a remi. Erano tutti terrorizzati. E continuo a vedere un nome. Monoset. È un inizio. Vediamo cosa scopro. Ma stai scherzando? Spero che questa cosa si ricolleghi perché... Altrimenti mi incasso. Cioè, dobbiamo indagare sulla nostra morte e dobbiamo indagare pure sulla sua. Comunque... Sì, infatti. Dai, ma dobbiamo indagare in spiaggia. Madò, che palle. Vabbè. Dai, svela. Ispezione. Dai, ispezione. Il suo necrologio dice che è morta perché la sua barca si è ribaltata ed è affondata. Vediamo un po' intanto. Sono tre. Quindi, ecco, uno è bloccato, è quello che ci manca. Intanto io direi necrologio. Così a caso. E questo c'è. Commemorazioni sulla spiaggia. E questo non c'è. Direi fotografia incorniciata. Ok. Ce ne manca uno. Allora, la cosa bella, ragazzi, è che potrebbe essere benissimo Candele. Ma scommettete che non lo è? Infatti, è quello che dobbiamo ancora trovare. Allora, ma in mare ci può andare il tizio? No. Però, quello che penso io è che se loro sono morti qui in barca, comunque sia, l'indizio deve essere qua o qua lo so, quanto so forte. Svela. Riesamina la mia... Perché... Ah, no, eccolo là, comunque l'ho visto. Nessuno mi faceva sorridere come te, Giulia. Vabbè, intanto questo, fotografia e spiaggia, va bene. Ma qua finalmente c'è quello che può fare al caso mio. Spero. No. Che palle. Non mi frega niente essere collezionista, voglio trovare l'indizio. Vabbè, comunque abbiamo trovato un'altra cosa importante per completare la storia. E... spero che sia importante, perché... Qui invece... Controlla! È lei? No, neanche. Non è lei. Non è lei.
Dov'è st'indizio? Fatto sta quello che ci serviva, l'ultimo lo devo trovare. Io, come fa a non essere un qualcosa che riguardi questa? È una zattera, c'entrerà qualcosa con la barca, no? Poi ho detto una zattera. Raga, scusate. Fate finta di non aver sentito. Cos'è questo? C'è qualcosa qua. Dai, che tu mi sei utile per forza. Svela, sì, è lui, è lui, è lui. Fammelo svelare, fammelo. Ispezione, è lui. Scimmiettetta. Sei stanco, Ah, ci Margaret? mancherai? Ci mancherai. Ci mancherai. Sì, ci mancherai. È questa qua. Mazzo di fiori. Ma va. Non è morta Ok. quando il Monon 7 è affondato. Era un'eroina. Ha salvato un mucchio di gente prima che la sua barca si capovolgesse. Devo dirle quanto è stata importante per queste persone. Bene, non penso che cambi molto la vita, anche perché non ne ha più una. No, Trovato niente. niente, guarda. Quel nome che non riesci a dimenticare, Monanset, era un battello a vapore. È affondato davanti al porto di Salem. Senza il tuo aiuto, tantissime persone sarebbero morte. Sei un'eroina. Se sono riuscita a salvarli, perché sono Perché morta? sei sfigata oltre a essere eroina? Non li hai salvati tutti, ma ci hai provato. Poi la tua barca si è capovolta. Io non so nuotare. Devo essere affogata. Mi dispiace. No, non devi. Grazie a te non ho più paura e posso smettere di essere triste. Ma sei un attimo fa Anche se mi ridere sento orgogliosa, senza di te non l'avrei mai saputo. questo. Questo sì. Del Grazie dal profondo del cuore. culo. Va bene. Felice di aiutarti. Quando si parla di culo, andiamo avanti. Lei a pecora nell'immagine è la cosa migliore. Adesso andiamo verso dove dobbiamo andare, insomma. E quindi verso il dipartimento. Stando attenti perché potremmo trovare qualsiasi cosa. Questa è comunque la strada che abbiamo fatto all'andata. Ok, già qui c'è qualcosa. Svela. Riesamina la mia vita. Qui è la morte di Giulia. Qui Un giorno ho smesso di vivere. è la morte di Giulia. Mi ricordavo l'immagine, perché. Ah, attenzione, loro. È inutile negarlo. Baxter lo detestava. Credo Ah, che non si fosse era capito abbastanza dall'inizio. reciproco. Certo, Ronan non andava tanto per il sottile, ma non è che Baxter sia un agnellino. Già, ma non credi che l'avrebbe, voglio dire, un collega o chiunque altro? A furia di fare questo lavoro, non mi sorprendo più di niente. La gente è capace di tutto. Sì. Lui cammina. Va bene, e qui controlla. Baxter lo assilla. Lì c'è qualcosa. Al di là del fatto che io dovrei andare di qua. Però io vado prima di qua. Allora, cosa c'è? Sicuramente una cosa che ci aiuterà a completare la storia. Esatto. Basta. Piove. Qui non è nulla di importante. Allora, ragazzi, intanto c'è qualcosina qua. Credo. Vai giù. Sale, non è più un posto sicuro. Va bene. Ma questo si era capito dalla prima puntata. Poi, visto che mi sa che siamo arrivati, io ho visto un'altra cosa esterna qua. Potrei anche sbagliarmi, infatti. E allora andiamo dentro. Siamo veramente arrivati al dipartimento. Svegliamo quest'altra e saranno 12, immagino. Sì, è lei sempre. E poi la cosa bella è che quando mi fanno trovare una cosa, trovo per ne trovo 10 di fila in un minuto. Poi non le trovo più. Comunque, allora, tu non sei importante. E quindi ecco, tanto per cambiare con un'altra, quindi abbiamo 11.
Interessante sto posto, molto molto interessante. Allora, aspettate un attimo però, che qui come passiamo? Allora, posso passare qua? No. E allora devo prendere la strada esterna. Comunque sia, ho fatto bene ad entrare, magari adesso prima di uscire controllo un altro po' perché c'è sempre roba interessante, roba da controllare, eccetera. E per il resto adesso riusciamo e facciamo il giro largo. Ok, questo è targa della casa del giudizio. Bene. Non ci vado di là. Che vuol dire non ci vado di là? Perché? È là il dipartimento, Down. Credo, poi. Non ci vado di là. Non ci andava, fai come ti pare, però come facciamo? Cioè, io là devo andare, non è che c'è tanta scelta. Posso provare a fare quest'altro giro? Tra l'altro là mi sembra ci sia qualcosa. O forse questa stai passando come prima, infatti. Controlla. Ronan si dichiara, va bene. Questa fa sempre lo stesso giro. Però qui non ci posso passare. Lì pure c'è qualcosa. Io mi perdo i pezzi, raga, non va bene sta cosa, eh. Questa va chiaramente svelata. Controlla. Colpa mia. Sono io che l'ho convinto a diventare un poliziotto. E ora è morto per causa mia. Cioè? Perché per causa sua? Allora, guardate che mi stavo dimenticando. Controlla. Va bene. Cos'è questo? Articolo di Giornale 2. Informazioni sull'assassino. Fotografia. Cazzo, 39 informazioni sull'assassino. Causa del decesso. Che vuol dire? La vittima si è impiccata, sospetto suicidio, ma non è stato rinvenuto alcun messaggio di addio. Il simbolo della campana solleva la possibilità di omicidio. Sto pezzo di merda, è sempre lui, eh. Qui anche. Tutte quelle risse. Ah, le risse, è vero. E adesso. Allora, andiamo a vedere qua cosa ci può stare. Controlla. Causa del decesso. Un'altra. Questo quanti ne ha ammazzati? Però, regà, io entro. Entro perché non so veramente cosa fare. Intanto vediamo questo. A quando risalgono i processi? All'800. Va bene, grazie per la tua considerazione. Io entro, regà. Non so cosa fare, quindi andiamo dentro. Dipartimento di polizia di Salem. Alla fine era questo l'obiettivo, quindi facciamolo. È strano ritornare qua, così, ora, ho mischiato È strano ritornare qui ora così. Un posto che usavo come rifugio quando stavo male e pensavo tutto. di Di morire morire in di solitudine. solitudine. Buffo come la storia si ripete. Stanotte per la prima volta ha usato una pistola. Questo tizio è più pericoloso da vicino. Ricordate, Questo è il più nostro avvicinatevi caso, e più lo chiaramente. avvantaggiate. Ma signore, se non possiamo avvicinarci, come lo arrestiamo? Ricordati l'addestramento. Ora è ricercato per aver ucciso un poliziotto. Puoi sparargli a vista. La stanza dell'assassino. Devo scoprire se ci sono nuovi indizi sul mio omicidio. Fermi. Perché esci dalla mansarda in alto? Si è buggato il gioco. Intanto vabbè, io devo fare un'indagine qui, ragazzi. E direi che la facciamo nel prossimo episodio. Perché con te sono quasi 2 ore che registro. Non so se rendo l'idea. Vabbè, chiaramente non vedrete 2 ore di video, anche perché non le posso caricare su YouTube. Però vedrete un bel po'.
Vedrete sicuramente tanto, perché tanto è stato fatto. Io vi do appuntamento al prossimo episodio, spero di portarvelo presto, spero di concludere presto questo titolo, che comunque è strano, va gestito nel migliore dei modi, perché ci si presentano sempre cose strane in ogni episodio, cose nuove soprattutto. Comunque lasciate un mi piace se non siete già iscritti al canale, noi ci vediamo presto. Bella.